Oddio, fa veramente caldo. Cosa potevo portarvi se non il summer tag trovato qua là sull'internet? Ho detto che sono 20 domande tutte a tema estate, come passo l'estate, cosa faccio d'estate, cosa mangio d'estate. Direi di partire subito perché 20 domande sono tante e spero di non dilungarmi troppo. 1. Sei una persona estiva? Assolutamente sì, l'estate è la mia stagione preferita. Odio qualunque cosa che riguardi il freddo e le intemperie delle altre tre stagioni. Il gatto non ha capito che fa un caldo bestia. 2. Qual è la tua cosa preferita d'estate? Il fatto che non bisogna vestirsi a strati, il caldo, in modalità hola, ma soprattutto d'estate la cosa più bella è che ho un sacco di tempo libero e posso dedicarmi alle mie passioni. Tra l'altro questa è da anni che è l'estate più lunga della mia vita, perché di solito io lavoro fino a fine luglio, invece quest'anno la cosa si è decisamente ridimensionata. 3. Preferisci stare al chiuso o all'aperto d'estate? Mi sembra scontatissima come risposta, direi all'aperto. Al chiuso ci stiamo già le altre tre stagioni durante l'anno e quindi direi assolutamente, assolutamente all'aperto. Qualunque cosa, ma all'aperto. 4. Qual è il tuo gusto di gelato preferito? Scendere la lacrimuccia perché per noi intolleranti al lattosio il gelato è un mero sogno. Ma comunque il mio gusto di gelato preferito, che io non posso mangiare, è il gusto pistacchio salato. Se non l'avete provato, provatelo, perché è una cosa meravigliosa. 5. Qual è il tuo capo d'abbigliamento preferito estivo? Direi vestitini. Durante l'anno cerco di usarli i vestitini, però è sempre un casino trovare la collant giusta da abbinarci sotto, la scarpa giusta da abbinarci sotto. Vestitini d'estate perché li metti su e via. Zero impegno, poco tempo, top. 6. Spiaggia o piscina? Tutte e due. Preferisco decisamente la spiaggia, forse per me starei al mare per 3 mesi, però in mancanza di spiaggia direi anche la piscina. Però in spiaggia normalmente faccio anche il bagno, oltre a prendere il sole, faccio docce, faccio tante cose. Invece in piscina la cosa è decisamente ridotta, puoi fare molte meno cose, ti diverti, sì, però già fare il bagno mi schifa un attimino. Non sono una gran nuotatrice, quindi direi spiaggia. 7. Qual è la cosa che preferisci della spiaggia? Tutto. Tutto. La cosa più bella, secondo me, dopo pranzo, quando ti viene l'abbiocchino, che ti metti lì sulla sdraio con la musica e passi la mano nella sabbia fredda. E poi ci sono un sacco di altre cose che mi piacciono della spiaggia: sculture di sabbia, fare le passeggiate in spiaggia, stare in spiaggia tutto il giorno fino al tramonto, tutto bellissimo. 8. Qual è l'ultima cosa bella fatta in spiaggia? Facciamo due calcoli, cerchiamo di capire l'ultima volta che sono stata in spiaggia. L'ultima cosa bella che ho fatto in spiaggia non risale all'anno scorso, ma all'anno prima ancora, una sera con un sacco di stelle, forse era addirittura la sera di San Lorenzo, non mi ricordo di preciso, però eravamo tutti in spiaggia a guardare le stelle, a chiacchierare. Boh, quelli sono dei momenti veramente belli, secondo me. 9. Qual è la tua canzone estiva preferita? In questo momento l'unica canzone che mi viene in mente come tormentone estivo di quest'anno è quella di Alessandra Amoroso, quello più gettonato di quest'anno. Boh, tutti i balli di gruppo, penso, mi ricordano l'estate, me li ascolto durante l'estate, avendo fatto l'animatrice, sono una mia prerogativa. 10. Qual è il tuo film estivo preferito? Boh, esistono dei film estivi? Avete qualcuno da consigliarmi? 11. Qual è il tuo ristorante estivo preferito? Tutti i ristoranti dove si mangia, appunto, e dove si può mangiare all'aperto ma senza zanzare. 12. Mangi o mangi fuori più spesso durante l'estate? Mangiare fuori sì. In generale mangio meno d'estate invece, è una cosa che ho riscontrato da anni. 13. Sei molto festaiola durante l'estate? Una volta quando ero giovane sì, uscivo tantissimo, adesso sono vecchia. Vecchia e stanca. No, mi piace ancora uscire d'estate, per carità, però non esco più come una volta. Sì, sarei un animo festaiolo, quando vado in vacanza mi piace uscire a fare anche after, perché comunque so che è un breve periodo, però non lo riuscirei a fare per tutta l'estate. 14. Qual è il tuo ricordo estivo preferito? Le stagioni di animazione. È tutto l'insieme. È tutto l'insieme ed è un ricordo che mi porterò per sempre, bellissimo. Però d'estate sono sempre successe un sacco di cose belle nella mia vita. 15. Qual è stato il tuo momento estivo più divertente? Il ricordo estivo più divertente per gli altri è stato sicuramente sempre in stagione di animazione, quando sono caduta sul palco davanti a tutti durante la mia sigla. Più divertente per me, non lo so, io l'estate di base la prendo tutta come un divertimento. Se mi chiedete qual è stato il momento peggiore, ve ne posso elencare una decina almeno. L'estate faccio di qualunque cosa divertimento. 16. Cosa ti infastidisce di più dell'estate? C'è anche da chiederlo? Le?
zanzare, tutti gli insetti, qualunque genere di insetti si risvegli dal letargo appena scatta il 21 giugno. 17. Spendi di più durante l'estate? Assolutamente sì. Su 12 mesi, per 9 mesi sto lì a tirare la cinghia, almeno d'estate mi voglio rilassare, divertire, non stare lì a contare tutte le spese tutti i mesi. Certo, non eccedo mai, so qual è il limite, non vado a spendere chissà quante centinaia di euro in più rispetto alla vita normale, però mi concedo dei piaceri. È già solo il fatto di andare via in vacanza, che è una mia prerogativa estiva, mi fa spendere comunque più soldi che durante il resto dell'anno. 18. Preferisci i capelli lunghi o corti durante l'estate? Vi do una risposta, che non è una risposta, perché normalmente io tengo i capelli super corti. Non so quale diavolo mi sia passato per la testa per convincermi a far crescere i capelli durante l'estate. Esperimento che io non so quanto durerà, onestamente. 19. Con chi passi più tempo durante l'estate? Attualmente con me stessa e con i miei adorati gatti. Mi piacerebbe comunque in generale sempre passare tutti i giorni delle mie estati con le persone a cui voglio bene, in generale persone che sanno farmi divertire, ecco. 20. Dove andresti per una vacanza estiva da sogno? A parte tornare a Disneyland, sì, può essere una meta estiva, ma non è la mia vacanza da sogno. La mia vacanza da sogno estiva sarebbe fare un mesetto, più o meno un mesetto, di tour in viaggio dalle Marche, passando per la Puglia, girarmi bene tutta la Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, poi tornare indietro e salire su per la Campania, insomma farmi il giro del sud Italia on the road, vedendo tutte le spiagge, tutti i posti caratteristici, tutte le città storiche. Quello sarebbe proprio un sogno molto dispendioso secondo me, però sarebbe veramente interessantissimo come viaggio, sarebbe super bello, mi porterebbe via da casa un sacco di tempo. Rimane un po' questo pallino in testa che un giorno devo farla questa cosa, non so con chi, però la devo fare. E questo è tutto. Vorrei tanto sapere quali sono le vostre risposte a questo tag. Fatemele sapere qua sotto nei commenti. Qua sopra trovate tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi e ovviamente sostenermi. Invece qua sotto trovate la mia mail per le collaborazioni e corrispondenze. Se vi è piaciuto questo tag e questo video ovviamente, lasciatemi un bel like di supporto. E se pensate che questo tag possa interessare qualche vostro amico, oppure semplicemente volete sfidarlo a rispondere a queste domande, condividete il video su tutti i vostri social. Se vi piace questo format, questo canale, tutto quello che faccio su questa piattaforma, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanella per non perdervi nemmeno un video. Noi ci vediamo con il prossimo video, con la prima books review del mese di agosto, lunedì 10 agosto. Invece il prossimo tag sarà ovviamente il 6 settembre. Un bacione e ci vediamo alla prossima!